Mi spieghi per quale motivo oggi c'è così tanta gente? Da tempo non se ne vedeva così tanto, vuol dire che devono avere proprio, come dire, toccato un tasto particolarmente dolente. Cosa sta succedendo e perché siete qui? Allora, intanto il personale educativo, quando viene leso nella sua professionalità, c'è sempre. Basta chiamarlo a raccolta e nel giro di pochissimo si organizzano e vengono e arrivano, e questa è la dimostrazione. Io ho lanciato l'appello sui nostri servizi del Comune di Milano, scuole dell'infanzia e asili nido, proprio per sottolineare che la nostra professionalità veniva messa in discussione, perché nel momento in cui io dico che all'interno dei nostri servizi possiamo aprire a personale volontario, che non è personale ma sono volontarie, io ledo la professionalità del personale educativo. Con questo noi non diciamo che non ci debbano essere dei servizi a sostegno della natalità, anzi, a maggior ragione, però non possono essere in sostituzione degli asili nido che sono educativi. Noi pretendiamo l'applicazione della 107 e pretendiamo che i nidi una volta per tutte vengano riconosciuti come servizi educativi 06. Milano è dal 1980 che applica lo 06 in forma differente. Finalmente dopo 40 anni siamo riusciti ad avere una legge, adesso la pretendiamo e pretendiamo la sua esigibilità. Vogliamo i servizi di qualità e servizi educativi 06. Senti, mi colpisce molto una cosa, adesso qui le mamme, perché ce ne sono tante, educatrici che sono qui, dicono giù le mani dall'infanzia. Sì. E immediato è il paragone con Bibbiano, quando altre forze politiche, certo, poi smentite dal voto, peraltro, hanno detto giù le mani dall'infanzia. Qui ci sono tantissime persone che con l'infanzia ci lavorano, esatto, e chiedono che quelle mani vengano messe giù. Assolutamente, proprio perché noi lavoriamo nei servizi, sappiamo che cos'è l'infanzia, abbiamo la preparazione pedagogica per difendere i nostri servizi. Questo è il vero giù le mani dall'infanzia, perché non possiamo pretendere che forze politiche usino l'infanzia a proprio piacimento, in un modo o nell'altro, tirandole come degli elastici a seconda dei voti che vogliono recuperare. Per noi l'infanzia è sempre l'infanzia e va difesa sempre e comunque. Patrizia, senti, giù le mani dai bambini era uno slogan che la settimana scorsa stava da un'altra parte, una sorta di nemesi. Adesso c'è qualcuno che dice a quelle stesse forze politiche giù le mani dai bambini. Perché agitare la piazza in maniera strumentale è molto diverso da studiare, approfondire, capire la radice delle cose e gestire in maniera scientifica. Quindi, più che giù le mani dai bambini, accarezziamoli con cura. Le nostre educatrici degli asili nido lo fanno, i volontari, per quanto possano avere buona volontà, non hanno la qualifica, la competenza e la preparazione di stare in una stanza con delle grosse responsabilità insieme ai nostri neonati e lattanti. È una norma che non ha senso e che è frutto della superficialità della Lega, superficiale a Bibbiano, superficiale in Lombardia sugli asili nido. Questi documenti che ho in mano, visto che qua ci sono tutti i partiti che vengono a fare i carini con queste signore, mostrano l'esito del voto sul provvedimento telecamere nei nidi. Siamo riusciti a convincere il PD a votare contro. I 5 Stelle, che sono qua adesso a raccogliere la solidarietà in maniera un po' pelosa delle educatrici, avevano votato a favore. Anche loro sono un po' schizofrenici. E qua ci sono i testi dei nostri 100 emendamenti che cercavano di contrastare il provvedimento telecamere nei nidi, che ha molto a che fare con quello che sta succedendo oggi. Camere, diciamo che già è assodato, e che non c'entra niente col tema di cui discutiamo oggi. Oggi discutiamo della possibilità di affidare i nostri figli con un rapporto di educatore insegnanti a 1 a 10 a fronte dell'utilizzo di volontari. E questa è una cosa improponibile. Perché? Perché un educatore fa un percorso di studi e un percorso formativo per occuparsi dei bambini, e oggi la Regione vuole svilire questa figura mettendo la possibilità di utilizzare i volontari. In più si cambiano anche degli standard, diciamo, di qualità
e di servizio, mettendo il parametro settimanale al giornaliero al posto del parametro settimanale, andando anche contro quello che è il contratto nazionale di lavoro. Quindi il tema telecamere è un tema che non è proprio di questa manifestazione, non c'entra assolutamente niente. Qua parliamo di una delibera di una regione che va contro la tutela e l'interesse innanzitutto dei bambini e anche dei lavoratori, che vedono svilire il loro ruolo e la loro funzione, che è educativa, non è assistenziale. Nella delibera c'è previsto che le ore educative siano 7 a fronte di 9 ore di servizio. Ci spieghino cosa si fa nelle altre 2 ore, perché nelle altre 2 ore sono sempre bambini che hanno bisogno di cura, che hanno bisogno di persone formate per la loro educazione e per la loro assistenza. Quindi oggi noi dobbiamo ringraziare questi lavoratori, perché oltre a tutelare il lavoro stanno tutelando i nostri figli, ma siamo pronti a far scendere in piazza anche i genitori, perché un genitore non può accettare che il proprio figlio venga lasciato ai volontari.